dico qualche brevissima nota biografica del professor Odier. Il professor Odier ha una vasta bibliografia in francese, ha scritto libri per case editrici importanti, ne hanno parlato i maggiori giornali, libri che io sappia non sono stati mai tradotti in Il professor italiano. Odier insegna Comunque, alla Sorbona. sì. E quale materia? La filosofia, Ah, filosofia politica e e morali. politica. E appunto conosce l'autore di questo libro, ha scritto una prefazione interessante al libro. Io gli darei subito la parola. Grazie, professore Conne, grazie alla Fondazione e a Francesco Pastorino per quel bel libro. Molte cose sono già state dette a proposito di Antoni. Prima di tutto mi scusi per il mio italiano, ho un accento francese molto forte, e sbaglio di tempo, dunque le mie scuse per il mio italiano. Vorrei dire che il libro di Francesco è molto interessante perché è una contribuzione importante alla conoscenza della storia del liberalismo e di ciò che si chiama il neoliberalismo o il neoliberismo o il liberalismo del secolo scorso. E questo liberalismo merita un'investigazione molto seria. E soprattutto nel mio paese, la Francia, è molto difficile produrre una storia seria del liberalismo e del neoliberalismo perché è un po' per una maggioranza di autori il nemico. E quando si parla del nemico si può capirlo, ma si può anche fare una caricatura per produrre il nemico. E penso che anche se si considera che il neoliberismo è il nemico, bisogna conoscerlo e bisogna studiarlo seriamente. In Francia, soprattutto, ma al di là della Francia, ci sono molte storie del neoliberismo che sono di stampo complottista, direi, almeno e sono storie che mettono l'accento su strutture sociologiche, su ciò che si chiama in Francia réseaux neoliberali e poi il contenuto delle tesi, le posizioni sono considerati non molto importanti. Lei ha detto che ho scritto un libro, ma parliamo oggi del libro di Francesco, sul neoliberismo, nel quale volevo mostrare che c'erano differenze importanti tra gli autori qualificati di neoliberisti. Ciò non significava che non avevano punti di comuni, convergenze. E per esempio, se si sono ritrovati nella fondazione del Mont Pèlerin in 1947 perché avevano cose comuni molto importanti. Dunque, non volevo dire che il neoliberismo è assolutamente plurale o assolutamente eterogeneo. Ma la ricezione francese è stata molto significativa. Si è detto che la mia storia è una forma di deconstruzione radicale, e mi sembra strano perché quando si vuole mettere in rilievo alcune differenze non significa che si dice che un fenomeno storico, ideologico, dottrinario non esiste, significa soltanto mettere in rilievo alcune differenze e penso che questo tutto lo sanno per il socialismo, per esempio, ma soprattutto in Francia, ma in una grande parte della letteratura di sinistra, c'è molta difficoltà a capire la complessità e l'eterogeneità di questo movimento. Per esempio, c'è una chiave di lettura che non è quella di Francesco, che è la chiave di lettura Foucault-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 Foucault
foucaultiana, ispirata da Foucault. Foucault ha scritto sul neoliberismo i famosi corsi del 1979, che sono molto complessi quando sono letti da, in modo serio, ma c'è stata una sorta di divulgata foucaultiana nella quale si dice che il neoliberalismo si riduce a una concezione dell'uomo come intrapresa e una concezione della concorrenza. E poi si dice che tutte le differenze sono minori e non c'è bisogno di vedere più presto o in modo più preciso le cose. E sono stato molto interessato dal fatto che una delle letture le più note, anche in Italia adesso, quello di Pierre Dardot e Christian Laval, La nuova ragione del mondo, è molto ispirato da una visione dell'utilitarismo, perché Laval era un allievo di Alain Cayet, che era un teorico, un sociologo teorico dell'anti-utilitarismo. E Laval vede nel neoliberismo e nelle dottrine del neoliberismo una forma di utilitarismo generalizzato. E per considerare l'apporto di Francesco, ciò che mostra benissimo Francesco è che c'era una critica della visione del mondo utilitarista. Nel pensiero di Antoni questo ispirato in gran parte da Croce. E ciò che mostra bene Postorino è che, e quando si legge i testi di Antoni, questo è chiarissimo, Antoni non era un pensatore liberista utilitarista. Diceva che il fondamento del liberalismo non poteva essere un utilitarismo generalizzato o una concezione dell'uomo come impresa solamente. Postorino mette in rilievo il fatto che un autore che è stato molto importante per Antoni era Kant e non Bentham. Foucault l'aveva un po' visto, non i foucaultiani, ma Foucault aveva visto che c'era un'ispirazione di Kant nei pensatori liberali, soprattutto tedeschi. È vero che la dignità della persona, una concezione dell'uomo come creatore, è molto importante nel pensiero di Antoni. Postorino mette in rilievo anche il fatto che c'è una cosa molto importante nel pensiero di Antoni, è la critica del paternalismo. E questo si trova in Kant, come è stato espresso, ma si trova anche in Benjamin Constant, si trova anche in Alexis de Tocqueville, è un tema importantissimo del pensiero liberale e John Stuart Mill, il tema del paternalismo che è collegato a quello della dignità della persona. E questo, lo ripeto, non è una visione puramente utilitarista del soggetto, come si dice nella vulgata foucaultiana. Questa era la prima cosa che volevo dire. Se parlo troppo, bisogna interrompermi. La seconda cosa che volevo... che volevo sottolineare è il rapporto con alcuni dei pensatori di cui il professore Occone ha già parlato. Qual è come si situa Antoni nel piccolo mondo dei liberali e neoliberali di questo periodo? Avevo pubblicato in Francia il colloquio Lippmann di 1938, che era stato creato, portato da un filosofo che si chiama Louis Rougier.
Antonio aveva letto Rougier e c'è nelle sue croniche un testo su Rougier e ha una grande ammirazione per il punto di vista di Rougier. Rougier è quello che ha contribuito alla creazione di questa nebulosa neoliberale e era stato il teorico di un intervento liberale. In francese un liberalismo costruttore, un liberalismo costruttore. E Antoni ammira il modo in cui Rougier non crede nel laissez-faire, ma crede che nel fatto che lo Stato deve promuovere una società di mercato. E dunque nel rapporto con Rougier una certa ammirazione. Poi c'è il liberalismo tedesco, l'ordoliberalismo, e nelle sue croniche si vede anche che Antoni ha una grande simpatia per Walter Eucken, uno dei fondatori, il fondatore dell'ordoliberalismo. Ciò che piace a Antoni è di nuovo la critica del laissez-faire, una visione dell'intervento liberale, come diceva Rustov, che è un altro teorico di Germania. E poi c'è un'altra cosa di nuovo molto importante, cioè la concezione morale dell'uomo e la concezione morale della persona. Non ho ancora insistito su questo fatto, su questa dimensione fondamentale del pensiero di Antoni e Postorino lo mette in rilievo, cioè la dimensione morale della persona. E questo era molto importante nel pensiero di Walter Eucken, che era il figlio di un filosofo kantiano e che era kantiano anche lui. E questa dimensione, di nuovo, non situa il liberalismo nell'utilitarismo di Bentham, ma piuttosto in un'altra visione. Poi penso che era stato anche attento al fatto che la concezione di Eucken era una concezione morale, di nuovo ripeto questo. Poi c'è il rapporto con Hayek. Hayek era un personaggio importante per Antoni e aveva una certa ammirazione. Non bisogna dimenticare che c'è una relativa novità nella via della schiavitù di Hayek, cioè negli anni 30 Hayek aveva criticato il socialismo con Mises dal punto di vista dell'impraticabilità del socialismo, cioè aveva dimostrato che il socialismo non poteva funzionare perché non c'era il sistema dei prezzi, eccetera. Nella via della schiavitù ha un altro tipo di discorso. Certo, mantiene il fatto che il socialismo non funzioni, ma insiste sul fatto che distrugge la libertà. E nel contesto inglese, per convincere i socialisti inglesi, era molto importante insistere su questa dimensione. E quando si leggono i testi di Antoni, si vede che era sensibile a questa critica dell'illiberalità, se si può dire, del socialismo. Ma un altro testo, non mi ricordo il titolo, mostra che aveva alcune reticenze vis-à-vis di Hayek e metteva in rilievo il suo utilitarismo che giudicava troppo eccessivo. Poi c'è un altro autore molto importante ed è Röpke. Röpke è un protagonista, ne parlerò forse in un altro momento a proposito del dibattito sul liberalismo e liberismo tra Croce e Einaudi. Röpke ha una grande corrispondenza anche con Antoni. Antoni ha scritto molte lettere a Röpke che mostrano una grande ammirazione e considerava Röpke come un amico. L'ha fatto venire a Roma. Anche Hayek è venuto a Roma, ma ciò che mi ha colpito è che ha fatto due articoli su Röpke molto con elogi, diceva che la terza via era
qualcosa che doveva ispirare i liberali. Mentre, se non sbaglio, non ha fatto un articolo su Hayek. Era in questo contesto, quando sono venuti tutti e due... Sul mondo una presentazione dei due individualismi. Sì, ma sulle conferenze, se non sbaglio, era Röpke il personaggio importante, con una fotografia, eccetera. E ne riparlerò, ma era un personaggio importante perché, di nuovo, era una concezione morale del liberalismo e questa mi sembra molto importante. Ancora alcune parole sulla situazione di Antonin nel liberalismo. Antonin non ha partecipato al colloquio Lippmann di 1938, Einaudi era invitato ma non ha potuto venire, ma sapevo che c'era un movimento neoliberale. Come ha detto il professore Occone, è venuto alla Società del Mont Pèlerin, era il primo italiano tra i fondatori della Società del Mont Pèlerin, e questa è molto interessante. Quando mi sono interessato alla vita della Società di Mont Pèlerin, penso che bisogna mettere in rilievo alcuni periodi. La vita della Società del Mont Pèlerin non è omogenea, non è lineare, ci sono rotture. E, per esempio, il peso degli autori americani è stato molto più importante a partire dagli anni 1970. Ma per ciò che riguarda la relazione di Antoni con la Società del Mont Pèlerin, c'è una testimonianza molto interessante che è quella di uno dei fondatori della Società di Mont Pèlerin, che era il svizzero, che si chiama Hunold. E Hunold era un personaggio un po' particolare, aveva un carattere difficile, si dice, e ha contribuito ai conflitti interni alla Società del Mont Pèlerin, ma era uno dei fondatori e soprattutto ha contribuito al finanziamento della Società del Mont Pèlerin, era dunque qualcuno di molto importante. E Hunold aveva molta simpatia per Antoni, e quando Antoni è morto ha fatto una notizia nella rivista del Mont Pèlerin, che era un po' la rivista di Hunold, perché Hayek non voleva tanto questa rivista, c'erano molti conflitti sull'esistenza stessa di questa rivista. E quando ha fatto la necrologia di Antoni, Hunold ha detto che Antoni non era molto, era un po' a disagio con la Società del Mont Pèlerin e considerava che la sua evoluzione non era una evoluzione la più bella possibile, perché il tema che mette in rilievo Hunold è che per Antoni la Società del Mont Pèlerin era troppo economista e la filosofia, i temi fondamentali della filosofia, cioè i temi della libertà, eccetera, erano un po' sottovalutati. E questo mi sembra molto importante, cioè Antoni è venuto alla Società del Mont Pèlerin come filosofo, e anche Hayek voleva un'accademia con filosofi, storici, economici, e non voleva che la Società del Mont Pèlerin fosse una società di economia. E questo tema mi sembra rivelatore del suo modo di comprendere il liberalismo. Forse per il primo momento è un raggio molto troppo lungo, sì. Do